Hola, Ciao a benvenuti. tutti. Ciao a tutti. Allora, anche oggi grande appuntamento con il grande Enrique Breccia che facciamo subito entrare in diretta. Sì, Ciao ciao Enrique. Enrique, io Ciao, sono pronta, io sono pronta. brava. E voi, Guarda, allora, io mi sto vediamo voi facendo crescere delle... anche la barba come ce l'hai tu, vediamo se funziona. Sì, fatela Ciao crescere. Adriana. Siete pronte? Avete anche voi da Magari casa funziona i così. pennarelli e tutto? Perché l'altra volta ve l'ho detto, so che Adriana lo fa, Monica so che si è andata a prendere tutto l'armamentario. Ma voglio vedere che fanno gli altri. Va bene. Sei lista, naturalmente, pronta. Io sì, c'ho già tutto. Vabbè, ma tanto ho soltanto tolto i disegni che avevo già e Capito. ho ripulito tutto Comunque, e io una cosa adesso sto devo notando. preservare. Grazie. Io una cosa noto da questi video. Si vedono solo le mani. Siamo sicuri che sia veramente Enrique a disegnare? No, te l'ho detto, sono io. Che lavo i piatti. È vero, Giro devo. è la candeggina, l'acido muriatico me le consumano un po'. Sembrano le mani di un uomo. Devo confessarlo. Sì, sono nelle mani di Rosa. È vero. Mie marce. Allora, intanto facciamo partire il primo video, che dite? Così Sì, vediamo. aspetta che mi preparo io. Un attimo. Sono io. Questa che cos'è, Enrique, che stiamo per vedere? Questa è una cosa... Questa è la cosa del disegno delle rocce, come fare le rocce, tutte Ok, e che cos'è? Stai ammazzando la tua mano? Che stai cose. facendo? Ah no, quello è un si chiama punzon, serve per lavorare il cuoio. Io facevo lavoro in cuoio in Argentina Sì. e adesso con esso faccio le buchi nella carta per misurarla, no? Per prendere la misura. Ah, diciamolo, esatto. Tu praticamente fai la quadratura del foglio, usi lo spunzone, no? Fai dei Quindi... buchi, in modo che siano tutti precisi. Sì, esatto. quindi tutti quanti dobbiamo comprarci lo spunzone per il cuoio. Quello me l'ho fatto io, no? Quello non si può Però l'hai comprare, fatto tu. E naturalmente. allora Ma poi devi certo, fare il allora. tutorial per farcelo a casa. Esatto, ai sardi consiglio la patada invece, che è un coltello a serramanico che si usa soprattutto dal centro Sardegna per tagliare il formaggio. Va bene uguale, l'importante è che funga e Sì. facesse. Si serve per Allora, fare i buchi partiamo. nella cassetta. Guarda, guarda. No, pensavo cominciassi quel gioco con lo spuntone per non. Questa volta sto usando la matita, eh. L'hai L'hai fatto, fatto per esatto. noi, Come, perché hai deciso di esatto. fare questa cosa per la moto? Perché, che ne so. Che sembrava. Allora, Perché sembrava brutto, capito, nei confronti di chi la usa, insomma. sì, quanti frustrati tipo io. Ecco, accendiamo anche la Adesso, la luce. prossima volta quindi userai anche la gomma, perché stavolta non usi la gomma di sicuro. Sì, questa volta uso la gomma, sì. Ah, usi anche la gomma. Cancellerai? No. Aspetta. Cos'è? Allora, anch'io faccio un quadrato. Io faccio rocce piccole. Quel quadrato sarebbe una vignetta di una tavola di fumetto, no? Senza squadretta, senza squadretta. Brava, Ecco, brava. occhio, a occhio. Almeno qualche quadrati li so fare. Ecco. Ciao. Aspetta. Aspetta che lo mostro. Ciao Gianluca. Guardate che Ok, va a quindi inizio a fare sentimento. rocce. Eccola, mitica gomma. Oggi l'ho usata Dov'è anch'io. la gomma? Ah, la gomma. Ah, aspetta che l'acchiappo pure io, aspetta. Ma stai per rovinare un pennello a ventaglio? No, perché dopo, come non è del pelo, sino di plastica, se lava con acqua e se pulisce. Sono setole sintetiche.
Sì, esatto, è sintetico, è plastica. Quindi usi quella ventaglia, perché comunque è per... Monica dice, Enrique va a sentimento. Quindi sono dei pennelli di plastica questi qua. Sintetici, no? Neanche io sempre, perché si usa, non lo so. Credo che per l'acquarello. Anche ieri, anche l'altro, la settimana scorsa, la puntata sì, tecnica. Gianluca, noi facciamo tutti i giovedì puntate tecniche, quindi se ti vuoi rivedere anche le scorse puntate, vedi tutte queste cose qua che facciamo. Allora, che io conosco queste rocce, le ho già viste. Quando è passato adesso il pennello con la maschera, la parte alta gliene è dato di più di gomma per tenere la luce? Che ho visto che l'ha dato di taglio il pennello. Sì, però è un sbaglio mio, Anche nelle altre che hai fatto o solo in questa? No, voglio la continuazione. Io questo non lo sto facendo a ventaglio. Ahi, età. Ma aspetta un attimo, tu la gomma liquida la versi dentro qualche... No, io la metto un po' in una carta, in un cartone. Ok, e poi la prendi da lì? La prendo da lì, direttamente, sì. Perché appunto mi chiedevo, siccome non entra, che cosa stiamo guardando? Ah, lo spugnato usi anche sopra, vedi? Hai capito? E questa è sempre gomma o stai usando china? No, inchioppo. Ah, okay. Allora, io faccio così. Io faccio così. Oh, Gesù. Vediamo. Poi faccio così. Poi faccio così. Mi sa che farò una schifezza. Già lo sento. Antonello, stai facendo anche tu? Sto parlando col mio coinquilino a distanza. Allora. È una specie di quadra di carta? Va. Allora, anch'io. Quindi da una base di gomma per dare le striature. Poi usi la gomma piuma, la spugnetta. Questa è quella del fondotinta, donne che disegnate potete utilizzare la spugnetta del fondotinta, sì. Che ho visto che l'hai usata anche tu, ti ho fatto vedere. Sì. Cioè no, la gomma piuma va benissimo lo stesso, gomma piuma, le spugnette per lavare i piatti. E quella anche. È una spugnetta per i piatti. Capito le mani perché diventano poi... Si rovinano. Si rovinano. Sento che sto per fare una schifezza, però vabbè, rassegniamoci. Io al posto del pennello uso il pennino. Va bene lo stesso? Vediamo che succede. Vediamo. Sì, tutto va bene. Lo che importa è il risultato, no? Giusto. Esatto, Rosa, quindi lascia perdere. Lo so. Io lo so. Ma siete dei sadici tutti e due. Io l'ho capito, dei sadici. Ma io niente. Brava. Hai visto che sono brava che le so fare le cose? Guarda. Scusa, le quali non le devo fare vedere, se no... Ma le rocce che disegni sono tipiche, ci sono anche in Argentina oppure inventate, completamente inventate? Sono dappertutto, sì, che ne so. Ma vabbè, sì. In Italia le rocce così non è che ne vedi tantissime con questi effetti. In Roma si vede poco. Beh, sicuramente, anche a Milano. Va. Io lo so che quando toglierò la gomma se ne va tutto, praticamente, che non l'ho passata a ventaglio. Vabbè, c'è anche un bel... anche le luci sono andate... Già...
appunto, le cioè, per quanto si possa usare la gomma, ha già l'idea, già in testa come verrà fuori la roccia. È quello. Bravo, ma Fabiano. Sì. Facile così, quando uno c'ha già tutto in testa. Sì. Ah. No, e poi l'effetto fa impazzire quando diventa l'idea della sabbia. Infatti, vedete quando finì, quando si Cioè, io sto lavorando mentre lavora lui, quindi neanche guardo, sta facendo la squadretta. Il bello è che tutti sono in silenzio e guardano, capito? E nessuno sta commentando, che sono tutti lì a seguire come sta andando il lavoro. Allora cioè già i bianchi e neri come sono equilibrati. Allora, sotto? No, io l'ho fatto brutto. Ma che mi mettete a ridere? No, era meglio prima, Enrico, era meglio bianco. Andiamo indietro. No. Guarda, lei disegna, lei ormai se n'è andata. Ciao. No, io sto seguendo, sto imparando. E mi sto disperando nel frattempo, perché non sto facendo quello che... Gianluca dice, più che un momento di disegno è un momento spirituale. Perché che guardi, sì, per me che sto provando a fare quello che fa lui è sofferenza diversa. No, è favolosa la velocità con cui... Poi li facciamo un resumé, però facciamo come quando nelle trasmissioni di cucina. Allora, prima mettete, facciamo il riassunto di come si fanno le rocce. E se inserisci i personaggi, cosa fai? Una maschera per i personaggi disegnati a matita? Per tenerli bianchi. Se ci fosse adesso un personaggio in primo piano davanti alla roccia, lo lasci mascherato e fai tutto il nero? Sì, lo lascio mascherato, sì, dopo lo riempio di inchiostro. Bellissimo. Sofferenza. Se soffre tanto? Quando uno deve imparare, sì. Guarda che bello che è. Va. Fatto Rosa, finito? Rosa. E invece ha quasi finito. Adriana ha scritto: no, io sto soffrendo. Io pensavo che ci avrebbe messo una vita, invece finita la trasmissione, possiamo andare tutti a casa. Finita. Io sono lì ancora che basso colore. Cioè, a saperlo che ci metteva così poco a fare la roccia, facevamo fare anche altre cose. Gli alberi. No, ora fa il legno, ora fa il legno. No, i grattacieli con tutte le finestrelle, così impara. Bravo. A punizione. In questo disegno ho commesso un errore che si vedrà adesso, perché ho messo troppa gomma. E quindi va via troppo inchiostro. Ma allora anche tu sbagli di tanto in tanto. Sì, naturalmente, io faccio la continuazione, Rosa. E se no come imparo? Tutto è andato via. Tutto. Allora anche io. E devo farlo un'altra volta. Meglio così, eri troppo veloce, giusto. Quindi sappiate che qualcuno l'ha punito dall'alto. E andava troppo veloce. Ma bellissima questa cosa che hai sbagliato.
che lo devi rifare di nuovo. Adesso metto un'altra passata di gomma. Aspetta, pure io, eh? Aspetta. Aspetta. Il tempo che vuoi. Aspetta il video. Sto qui, sto fermo. Aspettando. Ora ti faccio vedere la mia schifezza, eh? Mi umilio davanti a tutti. Però interessante questo. Che stai facendo? Vediamo che fa. Vuoi mettere la spugnetta per dare un po' l'effetto sabbioso. Quindi... Guarda l'asino. Non mi dire brava perché non è vero. Non lo vedo. E me... Aspetta. È brutto. È brutto. Bueno, è brutto. Devi dire che è brutto, perché se no brava non ci divento. È bruttissimo. È bravo. Oh, diciamo le cose come stanno. È orrendo. Vai, andiamo avanti. Però io ora mi tengo... E ne fa... vabbè, ma dai, anche Enrico ha sbagliato. Naturalmente, come no? Sai quanto ne l'ha sprecato? Un sacco di inchiostro buttato così per niente, terribile. Prendiamo il suo lembo, va, vediamo ora. Però bello anche così l'effetto, comunque. Va. Ti è capitato anche nel text di fare questi errori così? Naturalmente, sempre capita. Quindi, ragazzi, non vi andate in depressione perché sbaglia anche Enrico, quindi, ecco. Come no? Perché no? Anche Fabiano sbaglia, pure io, si sa, io... Ma mai successo. Cioè, che Fabiano si sa, è il braccio destro di Dio, quindi non può sbagliare. Che pennarello stai usando adesso? 1, 0? Credo che 02. Sì. Bene, mi devo andare a prendere sto pennello. Mi dice Gianluca, sbagliare è umano. Perseverare, no, è terribile. Perseverare è un... No, sono curioso delle... Lo vedi come le ombre... Io copio. Bellissimo però come gestisce le luci. Chissà se ce la farò a dare dignità a questa schifezza che sto facendo io. Quanto è casuale però la doccia che stai facendo? Cioè è molto casuale. All'inizio non avevi in testa. Totalmente casuale. Cioè hai in mente, c'hai i volumi, cioè i pesi dell'immagine, però poi tutto mano, quello che... Man mano che la disegno va salendo, va surgendo l'immagine. Hai solo la composizione chiara, poi alcune cose, queste rocce davanti ad esempio sono venute fuori dall'errore. Sì, nel momento. Bello però. Mamma mia, che bello. Allora. Io ho paura che dovrò imbrogliare. Questa volta imbroglio. Lo dico. Con più cura. Guarda. Ma io devo guardare, però. Va. Cioè, Andrea Piazza dice: la gestione così veloce delle luci e ombre mi spacca il cervello. Io sono in depressione in questo momento, ve lo dico. Cioè, guarda, no. Sì. Imbroglio. Cioè, hai ripassato la gomma e ora stai andando con la china seguendo più o meno quello che avevi fatto prima. Esatto, no? Seguendo il disegno che trattavo, sì. Ma così poi te la porta nuovamente via, no? Mi hai messo meno. No, questa volta l'ho fatto con più cura, con più precauzione, no? Però usi sempre il pennello abbastanza secco, vero? Quando fai questi effetti. Sì, sì, sì,
Sì. Aspetta che lo asciugo. ce l'avevo in tinto io, invece no, secco deve essere, secco. Antonello, deve essere secco il pennello, anche il mio lo dico. Antonello. Però, cavolo. Io voglio abbandonare la lotta. Non usi il pennello piatto per fare questi effetti? No, perché è troppo piccolo la carta. Si fosse, ah, sì. Okay. In illustrazione più grossa sì lo uso, però qui no, perché è piccolissimo il disegno. Eh sì, più o meno è proprio una vignettina. Mamma mia, io non ce la faccio. Come no? No, non ce la fa, lascia perdere, lo so. Bravo. Rosa usa il giapponese, osserva senza fare nulla e prova la notte. I forgiatori di katane facevano così con gli allievi. E allora mi conviene che qua. No, perché è veramente brutto quello che sto facendo. No, l'effetto è pazzesco. Ma Antonello è un amico immaginario. Dai, il mio collega di studio. Anche lui è in sacro silenzio accanto a me. No, perché è pazzesco l'effetto. E sull'altra roccia non è messo, qui non l'hai messa la gomma, vero? O l'hai messa anche su questa? In questa che trovi. Sì, un po' sì. Stai mettendo una china querellata, però. Brava Monica, no come a me che sembro la disperata. Poi devo andare subito a sporcare tutto. Una curiosità, ma metti la china querellata anche sulle tavole che per Tex l'hai messa? No. Antonello, no. Vedi? Perché sennò in stampa... Ciao, Antonello. Vai, Anto, vai a seguire seguiti la lezione perché merita. E lui sta lavorando accanto, sentami che mi dispero. Perché in Tex non puoi usare la mezza tinta, giusto? Non mi piace tanto per la messa tinta per fare fumetto. Però qui l'hai usata nella roccia, o sbaglio? No. Perché sembrava un grigio. Che bel momento che hai scritto, Adri. Ha detto, se mai fosse servito con queste lezioni mi sto innamorando di nuovo del fumetto, grazie. È vero. Troppo bello. Ecco, va. Va. Però toglie sempre tantissimo di gomma. Ce va. Adesso gli dà le ombre sotto, guarda. Col pennello secco sempre? Sì, più o meno secco, sì. Ti piace il pennello secco, espressionista proprio. Con questa definizione sembra acquerellato, non sembra un nero pieno. Invece no, questo è nero pieno. Chiaro, perché il risultato è un grigio, però invece no, è il pennello secco. Ah, il pennello secco che fa questo effetto qua. Esatto. Cioè sembra... Pazzesco, però. L'effetto delle rocce... Io sto posando tutto perché è inutile, devo guardare. È incredibile l'effetto che riesce a dargli. Bellissimo. Ecco la ombra. Va. Perché tu fai il colore, la parte della gomma la passi in un senso e poi col pennello secco lo passi dal senso opposto a striature. Esatto, sì. E la natura fa le rocce. No, mi chiedo se sono rocce già viste. Nel senso... No, perché... L'idea che sono rocce che si... È come quando mi capita di disegnare gli alberi, a me vengono come gli alberi che vedo in Sardegna, cioè tutti un po' storti, tirati dal vento, no? Tipo gli olivi, viene a fare questi rami un po'... Sì, in Argentina ho vissuto in un luogo che... Che c'hanno queste rocce così dappertutto, sì, naturalmente. Ma è successa una cosa terribile, ragazzi. Mi è schizzata la china sulla tavoletta. Grazie.
è schizzata la china sulla, sulla tavoletta grafica. Allora vediamo com'è. Devo pulire. Guarda. Bravissimo, ma lo si sapeva. Complimenti anche per Tex. Grazie. La mano di Breccia è ciò che sta facendo è incredibile. Sì, ma infatti è la mano, in realtà sono staccati. Cioè, lui, è come quello dei Simpsons, c'è la testa di Breccia, il cuore. La testa di Breccia da una parte, le mani che lavorano per conto loro. Lui guarda la televisione, si vede un film. In un'altra stanza. Le mani lavorano e tu ti guardi la TV, ti guardi un film, che ne so. Ah, era bellissimo. Tengo più di 20 mani. In realtà questa è una puntata degli Adams. Ah, qui dei bianchi, bellissimo. Qui, sì, cioè, sì. Qui sta chi col grigio. Il mezzotono con il pennarello, no? Che numero usi di... Il 001. Sì. È bellissimo. No, aspetta. Chiede Gianluca, sono rocce sudamericane? Sono rocce, che ne so... No, 005, è più fino. 005. Sì. 005. Che marca è quella che usi tu? Perché di solito queste... Aspetta, io uso la che trovo, però questa è Stadler e un'altra è Coinor. Ok. Coinor. Perché tante volte queste penne che hanno la punta così sottile si rompono subito, anche almeno se rompono o la se... punta si rompe subito, penso si rompa, che si rompe, cioè penso che sia la punta a rompersi, non che finisce l'inchiostro, perché dice Francesco Barcella, dovrebbero essere quel tipo di rocce che una volta erano dice, ma si può ingrandire? Non si può ingrandire, nel senso che se ingrandisce sgrana ancora. No, a meno che tu non puoi ingrandire proprio la... Non so se stai guardando su YouTube e te lo metti su tutto schermo. No, è tutto schermo. No, io lo suggerisco a Monica di ingrandire proprio, di vedere la nostra schermata, clicchi sull'icona quella per ingrandire lo schermo. No, ma tra l'altro sgrana sempre un po', non vedi tutto il segno come... Ma poi ci sarà quella definitiva, quella finale la vedremo, no? Sì, te l'ho mandata, Fabi, è nella cartellina. Sì, no, però per far vedere, cioè per dire a Monica che di... Ah, qui sta incrociando. E subito, sta incrociando. Vediamo come... Così, primo orizzontale, dopo verticale, dopo in curva, no? Con curva da un lato, sì, per l'altro. In curva. In curva. Perché segue la morbidezza delle nuvole. Sì. No, solamente per fare un po' più bella la trama. Sì. No, non per fare le nuvole. No, perché in base all'inclinazione, se fai l'inclinazione troppo strana, non vengono bene. Ah. O la fai così, a incrocio, o la fai lieve. Allora troppo. Più morbida. Ma l'effetto della roccia è pazzesco, proprio bello. Sì. E la roccia questa, la più alta, non sì. Le ho messo linea sopra perché il contrasto sia la luce. Solo per la trama, no? Per la trama, certo. Di vita. Bellissimo. No, sai che cos'è veramente magnifica di queste lezioni che stiamo facendo? Che solamente con un mezzo, la china, guardando i diversi autori
che si approcciano al fumetto, proprio come ognuno riesce con questo cioè con un poco di inchiostro a reinterpretare, a rendere unico cioè far venire fuori veramente la personalità. Queste rocce sono pazzesche, sono proprio belle. No, ma mi piace anche il taglio, il peso. È bellissimo. Un abbraccio, Alejandro. C'è il vuoto e pieno. Sì, guarda, i puntini, Cosa sono quei puntini? Non si sa. Cosa che vuoi? Polvere. La polvere. La bocca. Calabroni, cosa che vola. Non si sa, però siccome doveva staccare un attimo dall'incrociare le linee, la linea curva. Ah, la fai proprio curva? Sì. Poi mi devo riguardare il tex. Perché sul tex l'hai fatte curve, no? Sì, sì. Come no? Grazie Alejandro, ugualmente. Allora, io nel frattempo io guardo. Come si sta a Roma in questo momento? C'è caldo? Con caldo, sì, tanto. No, a Milano si sta bene. Caldo ma sopportabile. Poi oggi siamo senza mascherine, finalmente. A Milano sì, fuori per strada si può stare senza mascherina. Ambu non ha il tax, Adriana, adesso vado e lo prendo, senti questo schiaffo morale, ma vado e lo prendo, scusate. Sì, non ha il tax, a me ne ha dirlo. Guarda Adriana, eccolo il tex. Aspetta che ti ingrandisco così vedono anche gli altri. Te. Eccolo, Capitan Jack. Tutto bello sfocato. No, adesso stavo guardando, adesso metto l'altro video, nel frattempo mi guardo dove ho fatto le curve. Cioè capirai, ma non si vedranno mai le curve. Ah, eccole qua. Sì. La ultima vignetta. E la ultima tavola si vede benissimo. Eh sì, l'Eltex, quello a cavallo. Sì, si vede benissimo, infatti. Cioè, quanto ci hai messo a fare questa tavola? Questa un giorno. Vero, concordo con Ulisse. Dice, Breccia sa creare benissimo le tessiture frattali della natura con gli oggetti. No, ma anche i cieli sono stupendi, eh. Sì. E poi agli incroci mi fa impazzire perché adesso non mi ricordavo la curva, perché effettivamente non la usi sempre la stessa texture, ma cambi. Sì. E anche le rocce non usa sempre questa tecnica. No. Ne usa anche altre. A volte fai solo l'incrocio, a volte usi solamente la china. Però queste qua mi avevano proprio sorpreso, queste rocce con l'effetto sabbioso, che bellissime. Magari dopo quando si veda il disegno finito si può ingrandire, non lo so. Sì, sì, no, sì. Andiamo a guardare tutti i dettagli. Perché se ingrandiamo finisce con non vedersi, si sgrana tutto. Che lavoraccio. Ah, non ti sei risparmiato però, No. Ma guarda. Cioè, sembra veramente come... Un'aquila. O un calabrone gigante. Un calabrone gigante, magari.
Sì, anche la sicurezza nel fare. No, pazzesco. Quello è fatto tutto, l'aquila è fatta tutta con pennello, senza pennello. A incrocio la stai facendo. Che bella questa vignetta. Bello lo stampino dell'aquila. Ecco proprio. Vabbè, su Tex non so quanti ne hai fatto di aquile, ma ce ne sono una catena. Tantissimo. Ah, quella civetta che mi piace tanto farla. Stormi di aquile, puma, Sì. conigli. Sì. Non lo so, hai fatto. Manca la giraffa. C'è alcune cose. Ah sì, è il gufo, eccolo. Sì, me lo ricordo. Ma nella storia tutti questi animali, il gufo, l'aquila, non erano segnati, li hai sentiti tu? No, tutte quelle cose sono mie. Comunque gli dà, cioè, dà la sensazione del vero, l'aver inserito tutti quegli effetti, quegli animali, dà proprio la sensazione di vita. Pazzesco, questo taxone è magnifico. Che ti devo dire, Gianluca, giraffe nel deserto. E è No, ma no, arrivato. perché Tex l'ha ammassato a tutti. È arrivato il Bocci. Ah sì, ancora per la petizione per fare il texone anche lui. Prima di tutto, complimenti Enrico. Poi io ho sostituito la gomma grattando il foglio con il taglierino, poi pennello secco, ritocchi di nero pieno. Il maestro ha mai provato a grattare il foglio? Sì, è nel 68 quando ho fatto il Che Guevara. Però, allora, grattando il foglio su questi fogli nuovi, non hai lo stesso effetto della gomma, eh? No. Io l'ho provata oggi ed è E spettacolare, cioè ha dei bianchi, ma solo i puntini bianchi. E poi mi hanno detto Marco Santucci, che saluto, che negli Stati Uniti questa gomma, la maschera gomma, la usano per fare i cieli stellati, per fare lo spazio, no? Lo spruzzavano invece di fare tutte le stelline punto per punto, spruzzavano poi il nero sopra e facevano cieli stellati. Io ti ho mandato una illustrazione che ho fatto, una commissione che ho fatto l'altro ieri su Lovecraft, che Sì? lì si vede il cielo Cacciarlo così. fatto con la gomma. No, ma le rocce mi hanno sorpreso perché veramente dà l'effetto della pietra. Ah, questa, le 16:05, ok. Aspetta che Fabi la No, è metto. 16, ok. È proprio l'effetto che si riesce, che tra l'altro poi anche in stampa si vede, funziona. Chissà dal vivo deve essere ancora più impressionante. Sì, secondo Perché in stampa sicuramente qualche segno se lo mangia la me. stampa. Sì, naturalmente sì. No, ma poi il text finale è pazzesco. No, ma Fabiano, poi vedrai l'immagine veramente forte. Ombre, luci, anche questa cosa qua ti sarebbe bello parlare. Perché è veramente bellissimo. Questo qua è di Diego, l'ho fatto. Saluta, ti saluta Diego.
Ciao, come te va, Diego? Come andas? Un abbraccio. Arriva Riccardo. Hai visto? Visto che è bello, Riccardo? No, è spettacolare. Basta, finito. Che ci vuole? Eh? Che ci ha messo un attimo. Sì, è finito. Adesso andiamo a vedere quella grande. Allora, chiede Gianluca, ma se questa è una vignetta, che dimensioni serve in stampa per mantenerla così dettagliata? No, però la vignetta di Tex, per esempio, era molto più piccola che quella. Perché la tavola è una 3. Sì. Eccola qua. Ingrandisci, ingrandisci. Magnifica. Effetti qua anche pazzesco. Era più bella quella iniziale, eh? Io non lo so. Peccato, peccato. No, anche queste cose qua sono molto belle. Questa qui poi è meravigliosa. Allora recuperata, guarda, qui ci sono i segni a pennarello. Sì. Ah, vedi, i calabroni, un po' di... Quelle cose che provano. È bellissima la luce dell'acqua, la lana bianca, il tratteggio. Che poi qui lo vediamo in grande, ma questa è più piccola di questa dimensione qua, mi sa. Ci sono delle trame pazzesche, dice Monica, sì. Ora sì, sembra quasi come se fosse una specie di... il velo, no? Fitta, 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 come del tessuto sembra quasi diventata. E nel text c'era della nebbia, no? Tutta la storia. Quindi sì. Ho dovuto fare tanta di quella trama. C'è questa qua, questo effetto è bellissimo. Sì. Aspetta che ti ingrandisco, Fabi. Aspetta anche la lucina perché si vede. Ecco. Questo effetto qua quella. Questo è pazzesco. Sì. Ma tu quando fai la tavola lavori sì. Vignetta per vignetta? Cioè, con la gomma? Prima disegno tutta la tavola, dopo sì, vignetta per vignetta. Con la gomma, quindi finisci quella vignetta e poi passi alla vignetta successiva. Non metti la gomma su tutta la tavola e poi dopo... No, su tutta la tavola no, perché con la mano stacco la gomma della vignetta di sopra, no? La vignetta inferiore. Sì, vedi un'altra che piange come me. Sembrava così facile mentre lo facevo, ora piango. Quindi siamo in due. Siamo in due a piangere, Adriana. Io mi sono stoppata, ho detto meglio che guardo e imparo. C'è quest'altra, no. Quello che trovo, ecco, tipo questa qua, no, dov'è questa? Aspetta che ti ingrandisco. Che è bellissima qua, che adesso si vede poco, ma questa qua, dov'è qua? Sì. Questi tagli di bianco, che è ancora più scura, è come se avessi passato proprio una strisciata di gomma e basta, di maschera e basta. Poi alcune sono tutte fatte con la trama, sono spettacolari, c'è quest'altro, là. Per quell'acqua, guarda. Lì è acquerello. No, è trama. È trama. È fatta con la trama? È tutta trama. Allora, secondo me bisogna guardare queste cose qua, poi andare a guardarsi il texone, comunque tutti quelli che sono i tuoi lavori, andarsi a studiare proprio allora, nei dettagli. Lo consiglio perché è forse una delle cose che si vede meglio la tecnica del bianco e nero, cioè è stampato bene, grande, è quello che se no per prendere proprio quei volumi, quel tipo, quello è bellissimo, quello il cacciatore, cacciatore quello, del tempo, sì. Il tempo è molto molto bello, anche se non ha la stessa, è ancora, ci sono delle cose ancora più interessanti anche su quello, perché è un altro tipo di inchiostrazione rispetto al texone, giusto? Sì. Sì, no, assolutamente, sì.
Quindi recuperare sicuramente quelli più dove sono stampati così in grande, uno riesce a vedere veramente il tuo lavoro. E questa roccia qua è ancora diversa da quelle che ci sono nel text. Cioè c'è ancora un ulteriore lavoro. Sì, e Pittorico. questo disegno si può continuare, o sea, si può continuare con il tratteggio di. Però è più pittorico rispetto al... Mentre il texone è più controllato. Questo è più pittorico, più caldo. Non so spiegarmelo. Perché io guardo il texone, le rocce sono bellissime, ma rimane molto più attento il lavoro, no? Molto più controllato. Qui invece è più... Sì, c'è più energia. naturalmente. Era più libero qui che insomma. Adesso prendiamo l'altro disegno che ci ha mandato, così vediamo. Sì, così moriamo definitivamente. Mamma mia. No, io sono so, irreliberamente. Sono con l'umore giù. Questo è una roba spettacolare, Sconfitta, mi bellissima. sento, guarda qua. E questo è un altro effetto ancora fatto con la gomma. Questo è tutto fatto con la gomma, il pennello. Qui non c'è niente di pennello. Però hai usato anche la china acquarellata. Sì, no, è colline grigie, Colino grigio, grigio. grigio scuro. Che bello. Ma hai usato le colline grigio e poi la china su bagnato. No, solo le colline grigie. Anche questo dove è scuro? L'ho passato Sì, più volte. sì, sì. Perché non è nero, eh? Sembra nero lì, però no, non è nero, è grigio scuro. Puoi ingrandire ancora di più, Fabiano? Per i dettagli. Guarda che bello lui. È tuo, Guarda c'è la qua che firma. bello. Ah? È suo, c'è la firma, abbiamo visto. Il bello della maschera è che dà veramente un effetto tipo graffiato, perché sembra graffiato il foglio, è Sembra bellissimo. graffiato, sì, Le incisioni. E poi la sovrapposizione pure, perché qui sei andato con più mani di gomma, cioè prima sono passati di grigio, poi hai messo la gomma. esatto, sì, acá hai perlomeno, almeno Elevato. quattro passate di grigio, no? Sì, almeno quattro. Ah, io vorrei Quindi dire al Bocci che ha voglia di grattare carta qua. questi segni bianchi è la prima maschera che hai messo, giusto? Sì. Quindi non l'hai levata subito, l'hai tenuta. No, tutto no. Quelle stelle son bianco della carta, anche sui tentacoli. Sì, infatti, no, mi chiedevo, siccome hai dato più passate di gomma, no? Vuol dire che hai... Sì. Quella, per avere quel bianco è l'ultimo che hai levato, cioè l'hai tenuta fino alla fine, cioè sovrapponendo e poi hai levato tutto. Sì, esatto. Su nella testa del mostro di Tulu, il sole o la luna, che ne so che cosa è, quello è tutto bianco di carta. Sì, no, mi chiedevo più che altro questi Andò. effetti qua. Perché vuol dire che hai dato sovrapposizione di gomma. Prima hai dato la prima passata di gomma, e che è quella del bianco puro, giusto? Questi qua, dove c'è Sì, questa cosa, è la prima passata di gomma. Ma significa che tu, poi, quando è stata la seconda, che è questa, no? È passato il nero, vuol dire che hai levato solo alcune cose, alcune parti di gomma. esatto. È una superposizione di inchiostro, in questo caso di colline,
Ide goma. Almeno 4-5 volte gomma. Però vuol dire che tu hai tenuto la prima una gomma e hai scelto di non levarla. Sì. È quello che è interessante. Sì. Cioè, adesso guardo questo particolare qua, no? Che... Allora, dov'è che... Ecco, dove ci sono i bianchi. Dov'è? Sì. No? Aspetta, sopra. Qua, che c'è il bianco. Vuol dire che tu qui la gomma l'hai tenuta. Sì. Mentre qua dove c'è il grigio hai levato prima lo strato di gomma, è come se avessi levato tipo da una parte per fare i grigi un pochino più scuri. E dall'altra parte no. Esatto. Ma è casuale, no? No, non è casuale. Quanto è grande questo disegno, chiede Monica? È una a tre. Oh, Gianluca. È una a tre. Sì. Una a tre. Bellissimo. Io lo sai che... penso anche la concentrazione, che cioè sei proprio sul pezzo per fare una roba del genere, perché non ti devi distrarre quando no. Cioè, fare una roba così complessa, non ti può chiamare qualcuno per dire la telefonata, il lavoro, perché no, ti perdi veramente, uno si perde i pezzi. Sì, è vero Rosa, è così. Perché togliere, decidere di lasciare il bianco, dove lasciarlo, toglierlo, dove riaggiungere. Quanto tempo ci hai impiegato a farla questa illustrazione? Un giorno. Un giorno, madonna mia. Per un giorno intendi 8 ore di lavoro? O di più? 8-9 ore, sì. No, io mi immagino proprio nel tempio, chiuso nel tempio a fare questa cosa qua. Ma sei andato a mangiare almeno? Sì. Hai staccato? Qualche panino, sì. Ah, meno male. Perché anche questo qua è anche questa parte più scura è sempre la gomma. L'abbiamo già chiesto, vero? La grandezza del formato A3, giusto? Sì. A3, sì, A3. Okay. Sì. Questa parte qua, vado ancora più a fondo, no? Tu praticamente qui hai fatto gomma e che è questa parte bianca, giusto? E l'hai tenuta. Poi sì. Cosa hai fatto? Hai messo il primo parte di grigio. Grigio. Poi hai fatto nuovo con la gomma e sì. Questa parte leggermente più scura è quella che praticamente non ha toccato la gomma. Esatto. Quindi hai passato... Ok. L'ultima parte significa che tu sì. Hai messo un altro strato di gomma sopra. Giusto? Sì. E questa qui è la parte più scura, il grigio più scuro. Poi quando è levato, sì. L'ha levata ma l'ha levata tutta insieme poi la gomma? No, per parte, no. È andata a strati? Sì. Quindi quando ha levato tutto c'era la prima base di grigio, poi hai rimesso la gomma sopra sì, e hai fatto questa parte qui, più scura. Il disegno, dopo metto un'altra capa di inchiostro, levo la gomma, dopo metto un'altra capa di gomma e un'altra capa di inchiostro, così la ultima parte sì, finale, questa qua è la parte del cielo, la parte più oscura, quello del finale. Ah, la fine dal cielo? La fine è il cielo, sì. Questo effetto qui non l'hai fatto col pennello? Cos'è? Una spugnatura, un fazzoletto di carta, un tovagliolo? Cos'è? Un panno? Adesso che si vede lì, ecco. No, è con... Questa parte scura? Sì, no, col pennello. Col pennello? Sì. Mi dovrò esercitare una decina d'anni, dice Monica. No, perché ci sono delle maschere... Qui è come se fosse stato tutto mascherato, a meno che non sia andato sopra... Io mi sto spalmando sul monitor. Cioè, questi effetti scuri non sono dati come? Cioè, mascherando quello di sotto? Con il pennello dopo, alla fine. Questo? Sì, della bocca, la bocca del mostro. Aspetta, lo faccio vedere bene, perché dove c'è questo scuro? Dov'è? Ah! Col mouse piccolino rispetto a questo qua. Quella è una passata di inchiostro e è quedato così, è rimasto così. Però mascherando il resto. Sì.
Cioè tu hai finito quel disegno lì, la base è sotto, hai messo un'altra maschera e ci sei andato sopra sporcandolo con l'altro. Esatto. Ma non è fatto col pennello, o sì, forse col pennello secco tipo, e poi rimasta sì, stemmata. Il pennello fino con la maschera, capito? Ah, e ti fa questo effetto mangiato, bello. Sì. Quello che mi piace, perché comunque poi lo guardi da lontano e l'effetto è pazzesco. Sì. Cioè, se vai in piccolo vedi veramente tutti i particolari, ma così... Posso vedere anche un attimo l'uomo, perché ci sono queste striature e nonostante le striature lui è... Si vede che ce le ha queste striature. Cioè, vedi Fabi? Dove? No, nell'abito so. È che percepisci, ci sono sia le striature, però c'è tutta la sfumatura dell'abito, si vedono sopra. Ho fatto prima una passata con il pennello grosso, ese che ho mostrato prima, no? Sì. Quel pennello per acquarello. Con quello ho fatto tutta la parte più grossa del disegno. Sì. Dopo ho passato la prima parte, la prima capa di colline, molto diluito, grigio chiaro, e dopo ho fatto la figura dell'ovecra, è fatto tutto a pennello, lì non c'è niente di maschera. Sì, però c'è la matita, ai, qui si è vista la matita, guarda, qui si è... Regatto. È bellissimo, è troppo bello. Questa è una commission che hai fatto da poco? È altro ieri. Bellissimo. Complimenti, è bellissimo. Quadro. Ma lo sai che mi sta appassionando un casino sta cosa? Poi il mondo è proprio se fosse secondo me il miglior rappresentante che riesce a illustrare l'Overcraft e dare questa sensazione del caos. Chiede Monica, ma come si fa a disegnare particolari piccoli ma precisi come la casetta? Con le mani, Monica. Sì, con molta cura. Vai. Come hai fatto la casetta? Con le mani, Monica, con le mani. Lui guarda la TV e le mani fanno le loro... No? Certo. Ormai questo abbiamo... guarda lì. C'è tanto dentro c'è qualcuno, perché se ci avviciniamo qua dietro, dentro la finestra, vedete, c'è qualcuno. C'è la signora che stende il bucato. Sono io stesso affacciato alla finestra. Alla finestra che saluti. Bellissimo. Sarebbe bello dal vivo, bisogna vederlo. No, ma la cosa bella è di tutte queste di questi incontri. Andare veramente nel dettaglio di quello che ci sta dietro il lavoro ti ci fa appassionare veramente ancora di più, perché una roba è vedere il bel disegno. Una cosa è vedere tutto studiare cosa ci sta nella costruzione di un'illustrazione, comunque di un'opera. Ah, che carta è? Quella carta è molto ruvida, una carta per acquarello, si chiama Archer, una carta francese. Quella con... Arrivo solo ora, ma è Burroughs... È molto buona. È l'Overcraft. L'Overcraft. Stefano, se arrivi ora, meglio stare. Stefano, te la devi riguardare questa puntata, perché è troppo figa. Le rocce, non la vedrai, adesso la cancelliamo, così Stefano non la vede, solo per fare torto a Stefano. No, anche questa parte qua che abbiamo vivisezionato, questo disegno, è bellissimo, guardatela Stefano. Pazzesco. Poi quando la guardi in piccola, a me fa impazzire questa cosa, la guardi in grande e c'è tutto un lavoro tecnico pazzesco, poi la guardi in piccolo e vedi insieme. Impazzisci tu due volte, una per l'illustrazione, per la composizione grafica, e poi diventi pazzo quando pensi tutti i passaggi che ci sono di lavoro e nei dettagli. Cioè, usciremo pazzi da questo incontro. Cioè, quando fai commission,
cioè, impazziti. Chi segue questi diventerà pazzo. Tu stai anche lavorando adesso a un fumetto, no? Come ti alterni lavorativamente quando fai le commission? Cioè, stacchi dal fumetto, fai la commission e poi riprendi a fare il fumetto oppure li porti avanti insieme? Adesso sto facendo solo commission. Ah, l'hai finito il fumetto? No, mi mancano 10 tavole per finirlo. Ho finito la copertina della... Okay. Faranno in Francia, no? Faranno due versioni dello stesso fumetto, uno a colore digitale, fatto da loro, e un'altra versione solo in bianco e nero. Io quella voglio. Sì, per questo ho fatto la copertina, che la può inviare. Quindi uscirà ad Angoulême? Questo, la versione in bianco e nero, lo presentare in Angoulême. Quindi andare ad Angoulême quest'anno, la chiarderà, sì. Se la fanno. E vai, allora ci vediamo lì. Sì. Noi andiamo ogni anno. Adesso sono 2 anni che andiamo, questo sarà il terzo. Se non arriva ad allagarci qualcosa. se non riesco. Questo sarà il primo anno, mai è stato. È bellissimo, Enrique, è bellissimo, è veramente bello. Lì respiri proprio il fumetto a livelli altissimi, ma non tanto a prescindere dalla bellezza degli albi che si vedono, proprio come le mostre, come sono valorizzati. Ci sono anche da cose interessanti da vedere di altri autori, ma che sperimentano tanto, soprattutto i ragazzi, sì, i giovani. Sì, è molto stimolante. In Italia succede poco. Allora, vediamo. Ok, ok, abbiamo visto tutto per oggi. Sì, bene, grazie. Vi faccio vedere un attimo le rocce che vi ho fatto, così se non l'ha vista Stefano le facciamo vedere. Guarda che poi... Ecco, questo è il resume della... Questo è il lavoro fatto... Questi sono i dettagli. Pennello a ventaglio per preparare il vostro piatto di rocce di china. Pennello a ventaglio, gomma liquida... china, pennino 005. Allora, la prossima volta che cosa... Scusami, facciamo per preparare questo piatto e poi gustatevelo a casa. Per la prossima lezione cosa facciamo? Cosa ci sarà? Cosa possiamo fare? La neve. Perché? La neve. Non lo so. Arvore, neve, erba. Il legno, piante. Piante. Passaggi con le piante. Perché ne ho visto anche sul Texon, c'era alcune robe con l'erba. Con dice Monica, ora arriverà l'acqua. L'acqua. O personaggi. O personaggi. L'acqua. No, sì. Ti voglio... E l'acqua è facile. L'acqua è facile, basta che, per esempio, questa qui nella roccia, no? Basta sbianchettare la roccia di spruzzetti ed è acqua. Mettere un po' di riflesso. I riflessi. Sì, facile. Tutto, è come se sono... Basta che prendi questa, la rifletti sotto con l'aquila e tutto, e poi dici: guarda, ecco, questa è l'acqua. No, molto bella. Non è facile così. No, allora decidi tu. Secondo me l'erba è bello, l'erba, le foglie. No, cioè, dalla profondità. Esatto, libero di affrontare. Sei libero, divertiti, fai quello che vuoi. Benissimo. Bellissimo, collegatore, mi rivedrò la diretta, sì, guardatela perché c'è tanto da imparare, Luciano, veramente troppo bello. Anche a Nina. Assolutamente. Prati e alberi. E Anna. Prati e sì. Alberi. Prati e alberi, bene. Hai visto, ti abbiamo lasciato anche libero stavolta. Anche fare... Breccia perfetta volta anche come attore, hai visto? Tanto le mani lavorano, già in questo momento stanno facendo gli alberi terrestri, e lui è lì, tranquillo, in diretta. Bene. No, veramente, grazie Enrico, è bellissimo. No, grazie. È bellissimo vederti lavorare. Grazie. Bene.
Ragazzi, allora, ringrazio anche Barbara che è il cameraman. È alla regia, è alla regia. Eh sì, è regia, la regia. Delle tue mani. Sì, la prossima volta faccio spuntare solo le mie mani, io mi tolgo. Esatto. La scrivania e spuntano le mani. Anche Monica dice grazie, è giusto dirti grazie sì, perché... anche Barbara, ecco Barbara, grazie a te Barbara, perché non è da tutti rendersi disponibili. Guarda, bellissime le rocce. Riguardi la puntata, Stefano, è veramente sì, bella. Tanta roba da veramente. Allora, bene, ti lasciamo andare a mangiare a questo punto. Bene, grazie. È stato veramente un piacere, Enrico, come al solito. Anche per me. Allora, la prossima settimana, ci vediamo. Sì, naturalmente. Assolutamente, sì. Se ti va, se hai voglia, se... Noi siamo qui. Noi siamo qui. Bene. Ciao, ragazzi. Ciao, Enrico. Ciao, Barbara. Ciao. Spettacolare. Ti salutano tutti, eh? Sì. Bene, qui abbiamo finito. Allora, intanto, sì, esatto, no, magnifico, c'è una roba spettacolare. Sì, è un bellissimo dono che sta facendo a tutti, sì, veramente, sì, ragazzi. Sì, sì. È un gran regalo, non è da tutti essere, sì, rendersi disponibili, partecipi. Sì. Apprezzarsi in questo modo per tramandare, far vedere come il proprio lavoro, le proprie tecniche, la propria arte. Quindi, siamo ovviamente di fronte a uno dei più grandi disegnatori che ci sia adesso. C'è un bel regalo che sta facendo a tutti. Esatto. Grazie a te. Per cui noi siamo lieti veramente di seguire le sue lezioni. Io sicuro. Io mi spalmo sul monitor. Vabbè, allora, a questo punto mandiamo subito lo spottone, come al solito. Sì. Salutiamo iscrivetevi al canale di YouTube, così quando andiamo online venite avvisati. E avete il tempo di collegarvi e vedere tutto quello che facciamo. Se conoscete ragazzi che vogliono disegnare fumetti, chiamateli, fateglielo vedere, in modo che si rendano conto cosa significa fare fumetti e non fare pin-up di Dragon Ball. Basta, non ne voglio più vedere pin-up di Dragon Ball e di Naruto, basta. Li faremo una puntata su... O One Punch. Domani... No, domani no, non ci siamo. Domani venerdì no. Ci vediamo lunedì. Ci vediamo lunedì con lunedì a fumetti. Con Stefano ci sentiamo, voglio fare questa puntata poi dedicata al fumetto, in cui si parla in maniera critica del mondo del fumetto, delle varie problematiche fra autori, colleghi, insomma un po' di così, bella piccante riguardo a certi argomenti. Non piccante, nel senso parlare veramente del mondo del fumetto, lettori, non lettori, graphic novel o fumetto, ho visto delle cose in giro ultimamente. Vabbè, ma di quello non detto questo, provocazione e altro, salutiamo tutti quanti, diamo lo spottone e sì, via. Ciao ragazzi. Un abbraccio a tutti. Ciao, a ciao. Lunedì. Ciao a tutti! It Comics Channel è il canale dell'etichetta indipendente It Comics. Questo è il nostro shop e queste le nostre produzioni. Troverete storie complete, miniserie e VC Experimental Comics, il magazine scaricabile gratuitamente dal nostro shop. Acquistare è molto semplice. Scegliete il vostro albo, leggete le informazioni e mettete nel carrello. Scegliete il tipo di spedizione, con uno sketch originale con 6 euro o gratuito. Acquistate oppure cambiate idea. Venite a farvi un giro. It Comics, più cultura del fumetto.